Allora, in realtà è partito per sbaglio, ragazzi, ma no, vabbè, lo conosco a memoria, è inutile dire. Buonasera a tutti, amici video spettatori, e in particolar modo con una telecamera spenta che non vuole sapere da accendersene. Buonasera, maestro! Vedevo il nero più oscuro e pensavo che È fosse partito colpa pure il mia. trailer, Eccola! eccomi qua, alla È fine sono partito per arrivato. sbaglio il Buonasera. trailer, certo. No, ti giuro che è partito davvero per sbaglio. E però l'ho visto, l'ho già detto a Mike in privato, l'ho visto tipo altre 7-8 volte, potrei recitarvelo a memoria. Logo, poi breve canzoncina con la tipa, bufera di neve into inquadratura della nave, sta piovendo, c'è un bel casino, tuta ottica, Snake è Comincia un po' di arrivato, musica, poco prima ci Otacon sono sono qui. i suoni quasi di cristallo, tutti quei suoni un Esattamente. po' bene, un po' chaff, bene, bene, bene. Otacon che spiega che hanno venduto al mercato nero i progetti del Metal Gear, e poi into come cazzo si chiama? Shala Shaska. La Shaska sta scendendo, boh, militari che scendono dall'aereo, pronti, pronti, stiamo arrivando. Stanno entrando col mitra in mano, però poi sneaky sneaky, colpo da dietro, chi è? Può essere solo lui, quello che ha completato l'addestramento VR, pam pam pam, gameplay. Poi momento in cui ci sono le luci, lui che spara le luci. Ho visto C'è tutto. tutto, vedo proprio la stessa coscienza che costruimmo noi. E appunto, non solo per Sons of Liberty. Che bello, che bello! Sì, Ottimo sì, sì. inizio di serata questo racconto. A proposito Ah, di voglio giocare a Metal racconto, Gear, Mike. Voglio giocare lo a Metal so, Gear 2. lo so. Questa è un'altra serata in Manca cui. veramente poco, ma questa è una serata in cui si erano comunque cose molto carine. Guarda, molto Io carine, ho una secondo me. domanda. Dimmi. Che cazzo è quello che mi hai mandato? Che cazzo è quello che hai pubblicato prima della. Tipo Io. Snake, ma col viso. Prima di passare a quel dettaglio, che sarà la nostra, o meglio, parte della nostra introduzione, Ah. hai appunto raccontato questo tuo essere finito nel vortice dei trailer. C'è un altro racconto che devi fare stasera a tutti, che è molto importante venga registrato per il nostro futuro, Sono pronto. ed è quello che è successo su Instagram. Che mi hai scritto oggi. Ti ricordi? Su Su Instagram mi hai Instagram. parlato di Snake sull'account di Hideo Kojima. Ah, sì. Pensavo oggi, te l'ho scritto ieri, mi Ah, sa. scusa, l'ho letto. Ok. No, no, no. Ho aperto Allora, oggi. praticamente niente. Kojima mi ha spoilerato che Snake perde un occhio perché, tipo, c'era un'immagine che ha pubblicato sul suo account di Esatto. Snake su una moto con una benda. E quindi, niente. Adesso sappiamo anche che Snake perde un occhio. Che Questa è un'altra Snake informazione fondamentale. avrà un sacco di battute da fare sul papà. Però era uno Snake non vecchio, quindi non è lo Snake del 4, era uno No, Snake mid lo vecchio. Snake del 4 è effettivamente anziano, però come sai, la Metal Gear Saga è un po' libera con la sua storia una volta diventata saga. Te l'ho sempre raccontato No, che certo. appena ha innescato con il 3 il concetto di prequel, non si è più fermata. Quindi hai No, infatti quell'immagine. secondo me è una Devil May Cry, cioè il 4 è l'ultimo cronologico e secondo me quella era una screen del 5, guardando la grafica, La dove grafica però era molto Snake è molto più elevata. giovane, o se no questo è Gus Snake finalmente. No, in realtà è bellissimo vedere come tu stia facendo questi ragionamenti, perché effettivamente Kojima è uno che scherzerebbe parecchio sul far Sempre perdere un fare. occhio a Snake. Molto. Si Eh sì, divertirebbe anche parecchio. perché c'era. Non era Big Boss quello con la benda. E Appunto. quindi praticamente. Oddio. Ah. Oppure il 5 è di nuovo su Big Boss. Però no, non credo perché nel 3 c'è Big Boss e poi andrà in coma il signore. Ti ricordi del coma, figo. È vero. Diciamo Blind che Snake. mi piace stuzzicare. Tu non sei che adesso una barchetta di carta nell'oceano e le onde sono proprio le cogimate di questo nostalgico autore che ogni tanto torna indietro. Eh,
In teoria la timeline potrebbe essere 1, anzi 3, 1, 2, 5, 4. La timeline? Non... timeline intendi? Aspetta. Dei solid. Dei solid, ok, stai. Dei solid. 3, 1, 2, 5, 4. Scusami, 3. Sì, giusto. 3, 1, 2, 5, 4. Figo. Sì. Figo, sì, mi piace. Potrebbe essere, mi piace. La timeline. Palesemente Sedena si inventa le cose. No, te ve lo giuro, raga, andate sull'account di... Sì, no, Kojima, per un motivo che un giorno, ti prometto, un giorno ti rivelerò, quel posto non è casuale. Sappi c'è un motivo, ha senso. Cioè, ha senso. E poi, però, non sto contando quello per PSP, il Peace Walker, il camminato del piscio. È anche vero. Lui non ho idea. Non lo sai. Ma guarda, allora, è molto presto, sei ancora... Ricordati, sei a Solid 1, altro che parlare di cronologia. No, c'hai ragione, però io sono curioso. No, ma guarda, quando succede qualcosa di esterno, te l'ho sempre detto, va inserito e raccontato. Quindi bene. Non ti stai dimenticando... Scusami, in chat scriveva, non ti stai dimenticando qualche gioco? Non credo. No, non ha citato i primi due Metal Gear, ma l'ha detto, parlava dei Solid. No, parlavo dei Solid. Vabbè, se no, la timeline è... Se mettiamo in mezzo anche loro... MSX1, okay, MSX2, sì. 1, 2, 5, 4, 5, 4. Sì. Sì, mi piace, però mi piace. Cioè, che cazzo ne so... Ho capito una cosa, e cioè che non posso prevedere i Neokuji. No, posso farlo fino in fondo, io posso provarci, posso fare del mio meglio, ma come fai a immaginare certe cose? Ripeto, e Peace Walker dove lo mettereste? Peace Walker, oddio, allora, nella scatola che ho visto in Giappone Snake non era vecchio come nel 4, quindi comunque o te lo metto prima del 5 o dopo il 5. È in quella finestra, in quelle parentesi. Però prima del 4. E forse contando che il 5 doveva essere Peace Walker, per questa informazione che m'hai dato ti direi Peace Walker 5, quindi ricomincio. Carino. 3. Metal Gear MSX 1, Metal Gear MSX 2, Solid 1, no, Solid 2, scusami, Peace Walker 5 e 4. Ok, fico, mi piace, da morire. E queste sono cose che mi segno perché poi potrebbero essere una stupenda sorpresa di conferma smentita o una via di mezzo in futuro. Molto bene. Molto sì, bene. Segnateveli, clippate questo pezzo quando poi nel 5 scopriremo che non ci ho dato per niente. Oppure invece, tu sappi che ho segnato tutto, ma non voglio coltivare qualcosa di alieno. Andiamo a coltivare ciò che invece era più che preparato. È vero, nelle storie ti ho messo Snake con un volto. Sì, e l'hai mandato anche a me da un'altra parte, insomma, la storia che mi hai fatto mettere, più quella sì. Che hai messo tu, era uno Snake con un volto vestito come nell'uno. Sì. E forse quella cosa per GameCube. Esattamente. Che mi dicevano. Allora, ascoltami, intanto... Sai perché non l'abbiamo giocata? Graficamente è meglio. È il momento di parlartene. Di scoprire perché. È il momento di scoprire perché, okay. In due modi diversi. Uno... diciamo, chiamiamolo attivo, perché te ne parlo in maniera autonoma come master, siamo ancora a questo ruolo, e poi in maniera più passiva, ma in cui diventerai tu il commentatore, con un video che ti manderò, che ti ho preparato personalmente. Ah, qui l'hai montato tu. L'ho ritagliuzzato da altri, perché, e tra l'altro ho fatto anche un upscale delle AI, perché, piccolo spoiler, tecnico, è veramente un incubo emulare bene quel videogioco. Ok. Ok, è veramente un incubo. Ora, adesso. Adesso parlo io, ascoltami, guarda. Sono pronto. Questo videogioco si chiama Metal Gear Solid Twin Snakes. I gemelli. Okay? Esattamente. Vuole Liquid essere, Solid. Vuole essere ovviamente un sottotitolo aggiunto per distinguerlo dall'originale e chiama chiaramente Liquid Solid. Va bene. È uscito per GameCube nel 2001 e è qualcosa che tutti noi abbiamo sempre sognato di poter avere. Non tutti riuscirono a ottenerlo perché stranamente la distribuzione era veramente un cesso per quel videogioco ed è stato difficilissimo per noi piccini poterlo giocare.
per fortuna, nel senso, allora adesso ti Madonna, è così brutto. Allora, non voglio ancora rivelarti i due motivi, ma il primo arriva tra pochissimo. Vedi, c'è un dettaglio importantissimo. È un videogioco prodotto da Kojima, quindi in qualche modo comunque lui aveva prodotto, dato... intendi, sì, proprio come produttore. Produttore, okay. Non director. Mm-hmm. E è stato fatto dai Silicon Knights, che comunque era uno studio abbastanza creativo. Non lo conosco, cos'altro hanno fatto? Eternal Darkness. Ok. Cioè sono persone che hanno fatto poco ma buono. Mm-hmm. E infatti a livello tecnico fecero un ottimo lavoro. Ok. C'è un gigantesco problema che è super semplice da comunicare a un videogiocatore con dell'esperienza. E visto che sono qua con te, io non ti dirò immediatamente il problema, voglio vedere il processo mentale che avrai quando ti dico dei dettagli sul videogioco. Mm-hmm. Okay? Va bene. Twin Snakes realizza il sogno più bagnato dei ragazzini e del periodo storico dell'epoca, perché ricrea Metal Gear Solid con la grafica più o meno di Sons of Liberty. Immaginavo. E quindi esce dopo, sì, però. Sì. Esce dopo Sons, sì, of Liberty. Sì, sì, sì. Okay. Sì. E ed è qui orecchie aperte. Non avendo giocato Sons of Liberty ti sarà più difficile, ma okay, puoi comprendere il problema. Ed è un problema che non è mai successo di nuovo nella storia del medium. È stata una tale stupidaggine che chiunque l'abbia visto di sviluppatore ha avuto i piedi dritti, probabilmente. Non so perché non se ne sono accorti col playtest, non so perché l'hanno fatto, ma è strano. C'è cuore nella scelta, ma non mente. Vale a dire, è letteralmente Metal Gear Solid 1 a 1, ok, pixel by pixel, con tutte le meccaniche di Sons of Liberty. Ah, ma allora sei OP rispetto al... Ci hai messo 4 decimi di secondo. Sei troppo OP rispetto ai nemici. No, no, si smonta. È ingiocabile. Cioè, nel senso, non è che è ingiocabile, è troppo giocabile. Nel senso, no, tu no, sei un dio tra gli uomini. Hai troppe opzioni. Il level design è per l'isometria senza la prima persona. I dardi narcotizzanti annullano qualunque pericolo. Io pensavo a quelli, sì. Non solo, anche il buttarsi dalla ringhiera. Il buttarsi dalla ringhiera, la prima persona, poter sparare in alto e in basso. Cioè, tutto quello che era il stealth arcade puzzle di Metal Gear Solid è morto. Si annulla, si disintegra. E non ci hanno pensato, scusa? Io non ho idea. È una cosa semplice da immaginare che non funzioni, no? È una cosa semplicissima da immaginare. Non è per nulla chiaro perché nessuno se ne sia reso conto o abbia detto, raga, tutto bello, ma se non cambiamo un po' il level design o quantomeno togliamo parte delle meccaniche di Sons of Liberty, questo gioco crolla su se stesso e si annulla. Cioè, puoi mettere le meccaniche di Sons of Liberty, ma stai autofustigando e obbligando a cambiare praticamente quasi tutto il gioco. Quindi più che un remake diventava un reinterpretare Metal Gear Solid 1 se fosse uscito, cazzo, con le meccaniche del 2 nella tecnologia. Minchia, un lavoro difficile. E serve un director per quella cosa lì. Appunto. Ecco, considera, ma anche, guarda, ti faccio degli esempi immediati, ma pensa un secondo, è vero che l'hai giocato una volta, ma questo non puoi non averlo come ricordo, magari non fresco, ma ce l'hai come ricordo, ma pensa alla boss fight di Ocelot, che è fatta, diventa una gag clownesca, cioè nel senso tu non dovresti neanche poterlo vedere, lo insegui un pochino, guardi la prospettiva, ci sono le colonne, merda, guardi in prima persona, lo picchi in testa, non si muove nemmeno più. Sì, è vero, cioè, è vero. E quindi... Anche Vulcan Raven secondo me si rompe tutto. Sì, è molto... Vulcan Raven per fortuna quantomeno ha tante barriere, però se ci pensi l'intero settore del fare mappe su più livelli, quando tu hai il potere di controllare tutti i livelli dalla base senza problemi, con proiettili che neutralizzano senza fare rumore chiunque, e finisce la sua capacità di fare ronda, è finita per te. E puoi narcotizzare anche i boss?
Non te lo dico. Quindi sì. Sì, puoi narcotizzare anche i boss, però... Dai. Però ovviamente hanno lì una barra della stamina più alta. Il fatto è che è qualcosa che da parte nostra giocare è stato a modo suo una guilty pleasure, ma ci sentivamo talmente presi in giro dal fatto che non ci fosse la minima brillantezza nel gameplay, che rimane una sorta di strana ombra di persone che hanno non compreso l'ovvio. Non compreso l'ovvio. Ora capisco perché non me l'hai fatto giocare. Chiaramente perdi tutto il bello del gameplay così. Lo fai sembrare un gioco... Cioè, se avessi giocato quello invece dell'uno, lo fai sembrare un gioco stupido, senza un'evoluzione rispetto al design di MSX, anzi al contrario, con un errore da penna rossa perché sei troppo forte. Ecco, non è l'unico motivo. Che peccato, però. No, è un enorme peccato. E non è l'unico motivo. No. No. Madonna. Non cioè, è... questo basta da solo per farmi capire che non va giocato. No, ce n'è un guarda, altro. Ci sono delle stupende analisi che spiegano anche in bei pieni 40 minuti quello che adesso noi abbiamo in qualche modo definito in un bignami di oh no. Ma in quei 40 minuti tu trovi un esempio, una sequenza di esempi e di analisi di come ogni mappa viene completamente annichilita, certo, da questa cosa. È praticamente, Mike, fa ridere, però se ci pensi è così, Special Mission al contrario. Cioè, sì. Special Mission va a enfatizzare la componente puzzle di Metal Gear, togliendo tutta la parte narrativa, quindi creando delle mappe che non sono reali, per questo c'è l'espediente del VR, ma che proprio nel loro non essere reali possono avere gli effetti domino dei soldati, sì, che si ammazzano l'un l'altro cadendosi addosso. Sì, 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 e sì, questo è Special Missing, cioè è, sì, è Metal Gear Solid senza il gameplay. Non ci sono puzzle, solo storia. Oh no. Allora. Neanche storia. Allora. Dunque, c'è un grosso, il vero problema. Ma cosa fai allora in questo gioco? Scusa, non giochi. Ascolta, non story. Ascolta, no, story molto. C'è un problema che io voglio sia l'intro, perché ti ho preso degli esempi. Adesso ti dico, okay, ti ho preso degli esempi che fammi verificare quanti sono. Devono essere relativamente anche pochi, non ho per niente esagerato. No meme, non ho esagerato, 3 minuti e 20 secondi. Cioè, ti ho preso veramente poco, 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 poco. Ma ascoltami, è uscito, ora, non viaggiare con la fantasia, ascoltami con leggerezza, sto per dirti una cosa che ti farà ovviamente partire per la tangente, ma calma, è uscito nel periodo di boom di Matrix. E questo significa, questo significa che i creatori delle cutscene hanno pensato, per qualche ragione, che sai, sono, è un action stealth espionage, quindi perché no? Perché no? Perché no? Poi sono sicuro che Kojima gli ha detto: ma sì, che figo, dai, io sto lavorando al prossimo progetto, no? Fate un po', bello bello l'azione, mi è piaciuto Matrix, avrà detto così. E si sono sentiti, io ti passo un video e aprirai quel video e non ci sono, io sto già immaginando Snake che evita i proiettili dell'IND così, allora, facendo, io mi dispiace, quella te l'ho tolta perché era troppo scontata. Ah, perché esiste? Sì. Esiste. Allora, io ti ho tolto quella clip perché ho voluto, io non volevo essere ridondante, monotono, prolisso in questa introduzione, quindi ho rimosso tantissime scene. Una di quelle che ho rimosso è la Indy che spara e Snake che si aggrappa alla, diciamo, al missile. Ah, no, zitto Francesco, stai zitto, parla solo quando sarà opportuno, perché ogni cosa che dici verrà completamente usata contro di te, questa clip. Vabbè, no, si aggrappa al balcone su cui usi la corda, roteando su se stesso e schivando i proiettili del vulcan della Indy. Ma al di là di quello, quello c'è. Io ho preso il minimo possibile. Sono ovviamente ore di cutscene, quasi nessuna è completamente intonsa.
quindi su diverse ore di contenuto io ti ho messo 3 minuti. Ho scelto accuratamente, non hanno bumper l'una con l'altra, ti passo il video, tu lo scarichi, lo apri, metti pausa in qualunque momento, commenti quello che vuoi, ne parliamo insieme e accadrà quel che deve accadere. Ok, sono prontissimo. Ce l'hai su Discord. Io non ero... Ce l'hai su Discord. Sintonizzato con questa possibilità. No, tu non sei... Non credevo che fosse così disastrosa la situazione. Non ho idea, non ce l'hai perché c'è una cosa che non ti ho detto. Hanno sempre aggiunto un dettaglio che non posso dirti finché non lo vedi. Cazzo di Snake, guarda, avrebbero potuto, visto il mood. Adesso ne parliamo. Vado allora, In qualunque momento. 2-1 via. Equipping nuclear weapons. Hey. Shut up in there, will ya? Don't move. Allora, questo non è niente. Allora. Lei spara così. Va bene tutto, anche il fatto che lui schivi, ma perché lei fa così? Signori, militari in sala, è una tecnica che si usa a fare, saluto al sole. Il mood di Meryl, il pivellino che tremava, tutto completamente perso, lei ha la tecnica completamente distrutto. I'm sure she has it. What frequency was she at? Preparati qua. Huh? Oh, sorry. I forgot. Eat this. Metti pausa. Riguardalo più volte. Allora, adesso te lo spiego, fermati. Io provo. I forgot. Problemi. Allora, ascoltami, non dire niente. Ma ha dei problemi. Non dire niente. Ha una crisi epilettica, è malato. Il Fox Die stanno facendo. Ti dico io. Questo è un esempio. Ce ne sono 2-3 nel gioco. Non è vero, sono 5-6-7. Ma ascoltami, io sto male. Sto proprio il brivido del cringe. Questi creativi che forse qui hanno un po'... No, scusa, mi hanno scritto in chat ai geni coglioni questo ciao. No, allora, praticamente secondo loro queste sono gag di cosa? Qui è Snake che dice che si arrabbia e gli punta la pistola alla testa, ma sai qual è la cosa peggiore di tutte? È che essendo una cutscene di Hideo Kojima prima e dopo questa stronzata, poi riprende normalmente. Cioè ci sono questi momenti di completa pazzia. Sì, che sono pazzia, tipo di intramezzi e poi riprende il discorso precedente con lo stesso mood originale. Quindi tu hai questo torturato che ti parla della guerra, del nucleare, di Jim, il difensore, insomma, il tizio. E Snake fa... gli punta la pistola alla testa e poi smette, gli passa. Cioè, riguardalo. Cioè, questo è Metal Gear Solid, capito? Cioè, nel senso... No, aspetta, io ora lo rimetto. Mm-hmm. Oh, sorry, I forgot. Eat this!
Io ho bisogno di vederlo un'ultima volta, è bellissimo. Sembra. Hai presente quando ci sono le animazioni del Counter-It in Tekken È 8, no? Garry's Che c'è un Mod. È... personaggio che è Sì, sì. tutto ragdollato perché ha Sì. preso un trono assurdo nelle tempie, è uguale. Oh, sorry, I forgot. Poi far ridere anche Dondola. E gli punta la pistola alla this? testa, alla vittima. Secondo me qui Cosa succede qua? c'è anche Peccato di Devil May Cry. Ok, che succede qua secondo te con l'AND? E non lo so, cavalca il missile tipo Dante, non lo Va, so, ci possono succedere datti. tante Vabbè, cose. cazzo, datti un limite, però. Vai, vai. No? Eat this! Troppo? Mai troppo, amico mio. Eccolo, eccolo, lo fa! Lo sapevo io! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo io, lo Maledetti! sapevo, l'ho sentito. Maledetti! Ci dovrebbe essere dentro i team narrativi dei videogiochi sempre aperta una posizione di un tizio che ha il seguente ruolo. Quando qualcuno fa, e secondo me lì potremmo fare che qualcuno cavalca il. Questo è il suo lavoro. Qui non c'era. Non lo hanno pagato abbastanza. Io po'. Ah. Tra l'altro, incredibile liquido è James Sunderland di Silent Hill, ragazzi, è uguale. È lui. Con dietro l'esplosione dell'altro missile. Oddio, i quattro stronzi. Allora, fermati, ascoltami. Guarda. Cioè, questa, io devi commentare tu, ma hai, cioè, allora, No, no, ma io sto commentando con la faccia, non ti ecco, preoccupare. cioè, ti rendi conto? Allora, Andiamo a piangere. con tutto che chiaramente Kojima le quattate gli piacciono, ti rendi conto che tutto l'ecosistema di anche solo vaga logica, nonostante il possibile camp di certi momenti, ti rendi conto che questi soldati, per fare un agguato, hanno decollato planando, sparando in volo e finendo i caricatori prima di atterrare, quindi rendendosi completamente vulnerabili perché hanno finito i proiettili prima di atterrare. Cioè, e poi c'è un'esplosione al centro perché no? Why not, Sì, no? poi c'è ovviamente la solita capriola che abbiamo visto in ogni cazzo di clip, cioè Sì, è sempre la Snake stessa. parte sempre, il game plan di Snake è rollare nell'aria, poi si vede, intanto la manovra evasiva va fatta. Incredibile, l'ascensore non ha un graffio. Appena stata un'esplosione nucleare su questo montacarichi che tranquillamente continua il suo moto. È ora capriola. Peggio. Capriola, non è capriola. No. Cosa? No, 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 no. No, Absolute cinema. no, no, no. No, no, no. Aspetta, fermati. Cioè loro hanno sceneggiato questo momento con lui che si fa esplodere un Nikita sul naso? Certo, lui è Snake. Ho capito, è
No, capisci che no. Si svilisce completamente l'uomo. Cioè, lui ce l'ha qui, ok, questo? Sì, ce l'ha sì, qui. Sì, sì. Può solo schivarlo. Ma aveva schivato troppe volte prima. Quanto è vicino? E tu qui, nella loro testa, fai no. No, che proprio fico vorrei essere io. Comunque, correggo l'utente di prima, ha i geni divini in questo qua, cioè lui può fare tutto. Boh, basta, la boss fight è finita, cioè Vulcan se ne va, che deve fare dopo una cosa del genere? Cioè, cosa si è fatto esplodere un missile sul pisello? Guarda, io te l'ho tagliata, ma in modo la cutscene di vittoria è Raven che usa il Vulcan e Snake che spara uno Stinger che schiva i proiettili mentre vola, a rallenti, con tutte le scie dei proiettili di Matrix, però non serviva, è finita abbastanza. Ti giuro, per un attimo ho flashato lui che spara un altro Nikita per fare tipo effetto jetpack, lo spara per terra. Beh, qui ormai... Guarda qua, Ti prego. Questo cos'è? Ok. Ha fatto più un rumore così. Ma è così! È talmente innecessario! Perché? Perché? Non c'è motivo! Voglio rivederlo. Non c'è motivo! Cioè, lui no? Allora, hai presente il meme, Mike, della ginnastica mentale, che c'è la ragazzina, no? Che fa la piroetta e dice una cosa, e poi c'è quell'altro che invece prende il jetpack, poi si mette sugli anelli, fa 47 giri e poi arriva in piedi. Uguale. Cioè, qui Snake pensa, ok, devo passare dall'altra parte la porta piano. Come posso fare? Allora, potrei acquattarmi, camminare, oppure fare un cazzo di salto più alto della porta e poi cadere, cioè, in un salta sacco per 2 metri e 10 centimetri da fermo e poi... Guarda, ragazzi, guarda. Ve lo metto in slow-mo, guardate, Bravissimo. Ok. Oh, ok. Ah, senti, ascolta. Guarda. Ma praticamente... Ma perché sto riguardando questo? Ma tu l'hai giocato questo? Sì, tutto. E come volte. Ma in live? No. E perché hai privato i tuoi utenti di questa cosa, di questa esperienza? Cioè, io l'avrei fatto. Guarda, io... Cioè, tu... Ma neanche Grey Fox fa una cosa del genere. Questa cosa dobbiamo fare prima o poi, però. Dobbiamo giocare tutto questo. Non con priorità, ma io ho bisogno... Cioè, non mi sono bastati questi 3 minuti. Io devo sapere. Questo è tipo... Un cinepanettone, ma di sì. Metal Gear. Solo che ci credevano tantissimo. No. poi voice acting è incredibile. E non solo. Voglio soltanto dirti. Ti do un'aspettativa. Per me, la cosa peggiore è l'ultima che vedrai. Ok, comunque sono d'accordo, ragazzi. Run alcolica. Ogni volta che sei sgamato si beve. No, ogni volta che sghignazzi in una cutscene si beve. Allora, fratello mio, però ci bannano così. L'onda d'urto! L'onda d'urto anime! L'onda d'urto per i pugni! Questa era una scena di Naruto? Sì! La polvere dietro! Snake. Whether you've been programmed or not isn't important. Non fermarti, vai. The important thing is that you choose life. And then live. No, vai. Sto sentendo male perché. Non fermarti. Questa scena di autocompiuta. Vai. Don't worry. I'm gonna choose life too. But from now on,
Okay. Ma perché c'è un discorso serissimo? Ecco. E intanto Otacon cade. Ecco. Per farti capire. Aspetta. Snake. Whether you've been programmed or not isn't important. Splash. The important thing is that you choose life. And then life. Don't you think, Snake? Comincia a ruzzolare. E intanto lei ricorda, scegli la vita. E qui, questo è il picco, lui che proprio viene trascinato dalla forza di gravità. E si aggrappa inutilmente alla neve. Ecco, capisci che oltre al merdoso, inutile, schifoso cringe di tutte quelle scene, qui c'è anche l'incapacità della situation awareness di leggere la camera e capire cosa sta succedendo di trama. Cioè, cazzo, è un momento serio. Secondo loro Otacon era unicamente la chiave comica, quando in realtà nel finale c'è il momento in cui si capisce che anche lui è un uomo e che ha salvato Snake. Certo. E tutto il resto, e loro si avvicinano come due uomini liberi. In quel momento pensi che Otacon sia morto per salvare Snake. Cioè, ma poi quella scena, il dialogo più o meno è simile a... No, il dialogo è lo stesso, sì. È la ending, quella inversa, quella che abbiamo fatto per seconda, quindi Mary morta. Quello è il finale, solo che Otacon è reso ridicolo quando in quel momento non lo è. No, ma poi cazzo c'è un discorso serio, ma come ti viene? E questo è un Metal Gear Solid, cioè ma ovviamente non è canonico, però... Cioè, è uscito, esiste. No, per me Kojima ha detto di sì per il meme, cioè un certo verso. Che tipo, sono talmente tanto forte adesso che posso creare la merda sulle mie stesse cose. Obiettivamente, forse l'avrei fatto anch'io. E adesso faccio fare a degli altri la versione idiota di quello che ho fatto io. Cioè, perché dovresti giocare? Cioè, oddio, sì, ho tanti perché, a dir la verità, però... Perché il gameplay di Sons of Liberty è una madonna e ti va di più, però e ti manca Metal Gear Solid, ma poi scopri questo. Tra Metal Gear 2 e Metal Gear 3 dobbiamo fare qualcosa? In teoria è una pausa. Ti prego. Ti prego. Io ho questo sogno. Compro un GameCube. Per favore. Guarda. Cioè, ma tu hai idea? Io Twin Snakes ce l'ho qua dietro. Cioè, tu hai idea di quanto ci divertiamo a fare sta roba insieme così? Io cioè, ne esco smontato probabilmente dalla seconda live in poi, non avrò più uno stomaco, però... Guarda, quantomeno quando non c'è Snake, purtroppo, quindi il 0.4% delle volte, e c'è Grey Fox, lì funziona, perché puoi esagerare... Ninja. Perché ti frega, puoi esageralo, è Grey Fox. Però il resto... Cioè, Otacon che scivola mentre Naomi parla di scegliere la vita e senti Paperissima dietro. Ma poi non solo, una cosa che io ritengo proprio brutta è Snake che sbuffa. Cioè, sì, quando... vero. Ma è tutto out of character. Sì, ma al di là ovviamente di quando ha lo spasmo cerebrale e punta la pistola. Esatto. La prima volta che scivola Otacon, sbuffa. Ma come sbuffa? In quel momento lo rispetta. L'ha salvato. Ma lo rispetta. Aspetta, non me ne ero accorto. Fosse. Snake. Whether you've been programmed or not isn't important. Poi non lo aiuta. L'important thing is that you choose life. And then laugh. Don't you think, Snake? Sigla di Giorgio Vanni, raga, per questo, eh? Don't worry. I'm gonna choose life too. Cioè, a sto punto, Mike, noi, secondo me questo lo dobbiamo prendere come una sfida. Anche per noi deve essere questo. Amen. Deve essere la totale corruzione anche nostra del concetto di veteran. Quindi sigla di Giorgio Vanni o del Gabibbo, effettivamente, una roba. Deve essere tutto sbagliato. Dall'inizio alla fine deve essere tutto sbagliato. Capisco, sì. Ok? Sì. Benissimo.
l'anti-veteran, capito? Sì, sì, sì. È, secondo me, cioè, è una cosa che manca alla nostra collaborazione e io un veteran run la farei. Quanto sei esperto? Dimmi poco di questo. Invece no, tantissimo. No, beh, è Metal Gear Solid, te l'ho detto, è 1-1. Eh sì, però non conosci magari i trick di rompere alla terza il gioco con il gameplay del 2. No, rompere alla terza non lo so. No, è vero, è vero. Capito? Io te la butto lì, capito? Tu magari ti studi la unveteran. La unveteran, come fare delle cose per rompere il gioco in maniera assolutamente non divertente. Guai a te se è divertente. E poi la sveteran run. Mamma mia, ragazzi. Eccoci. Bene, vedi, come vedi, te l'avevo preparata una cosa oggi. Bello, io non... due intro molto particolari tra la scorsa puntata e questa. Una molto seria. Io anche questo credo lo riguarderò proprio lo stesso numero di volte del 2, ma per motivi diversi. Però non guarderò altro perché io ci tengo. Esatto. Cioè, mi hai tolto. Non sono le uniche cose che ci sono. No, non lo sono. Non lo sono per niente. No. Però sono tra le peggiori, ovviamente, perché sai, il cavalco di missile mid-air. Però sì. Sì. Va di lui che... Per me, scusa, ho bisogno di un'ultima volta di Dan. Aspetta, anche questa me l'ero scordata. Questa è bella, Questa qui. Allora. Si hanno veramente trasformato in nel figlio scemo tra Dante e Neo. I'm sure she has it. What frequency was she at? Huh? Oh, sorry, I forgot. E poi abbassa la pistola e non succede. Lui non reagisce, Snake non prosegue, torna la cutscene prima. Cioè, dopo questo torna tutto normale? È come se nulla fosse successo. Wow. Bello. Bene. E poi c'è qualcosa anche di strano nella resa grafica. Nonostante sto cercando di, ovviamente... No. La resa grafica è strana. Perché ho dovuto, per renderlo visibile, fare un AI scale. Ah, ok. Però, cioè... Mio Dio. Incredibile. Bello. Grazie di questa esperienza. Allora, come ti ho detto e come dirò adesso ai ragazzi, io ho fatto tutto il C4 avanzato che avevamo fatto nell'autosalvataggio e 4 dei 5 livelli del Famas, perché non credo che il quinto si sia fatto insieme, in quanto l'ho visto e ho detto non me lo ricordo. Questo sì. Quindi, intanto, momento play. Li hai fatti, ma non hai salvato. No, ho salvato. Purtroppo non si ripeterà. Dillo che hai giocato a Sons of Liberty. No, non ci ho giocato, ragazzi. Purtroppo no. Ok. Pronti? Il pisellino pazzo. Dov'è che è il pisello qua? Ok. È successa una cosa strana, mi sono incastrato con le cuffie sul microfono USB, fortunatamente non si è visto. In Twin Snakes si sarebbe visto. E io avrei fatto una capriola per uscire da questa situazione. Pronti via. Capriola evasi. No, ma robe che secondo me anche Dante impallidirebbe. Una bella capriola fino alla sedia e via. E via. Sì, sembrano le opening dei livelli di Devil May Cry 3. Sì. E infatti c'è un pezzo in cui anche Dante cavalca un missile, per quello te lo dico. Però è Dante.
No, ma infatti ci sta. Detto che poi, se ti ricordi, ma qua diventa seria la discussione, Ninja Theory abbuffò un po' le palle col fatto che il loro nuovo Dante era così proprio perché una roba del genere non era più di moda. Sì, vabbè, poi, però è quella, sì. Poi si sono rimangiati ovviamente quello che hanno detto non tanto Ninja Theory, ma Capcom, che nel 5 ha reso di nuovo Dante, tornando insomma sulla linea classica e capendo che su Dante alla fine ci poteva stare. Però tutta sta roba, se la sommiamo, ripercorre il modo in cui si pensava che fosse fico un personaggio. E c'è stato proprio questo boom di capriole, acrobazie, sì, battute, che poi, se vogliamo, è stato un minimo rivissuto nei tempi odierni, non tanto con le acrobazie fisiche, ma con le battutine. Marvel ha un po' rovinato i personaggi protagonisti, che adesso devono essere sempre iperironici, devono sempre fare la battuta sagace. Cioè, ora c'è quel tipo c'è di protagonista. C'è stato totalmente quel tipo. Totalmente. Capito? Esploso, è proprio esploso. Però cazzo, anche Snake... se anche quello può farlo male. E quando lo fai male, no, è finita. Snake, però, mi sento di dirti, tornando serio un attimo, è un personaggio che così viene proprio rovinato. Certo. Snake è uno dei personaggi più belli, come ti dissi già finendo Solid 1, è uno dei pochi protagonisti belli, secondo me, del videogioco, perché non è semplice fare un protagonista bello di un videogioco, spesso e volentieri coincide con il giocatore. Invece Snake è veramente un protagonista iper profondo e cazzo, così sembra un cretino, così sembra un... una macchietta, la caricatura di se stesso. Sì, ma proprio l'action man neutro zero. Sì, proprio. Bravo. Action man, davvero. Invece qui è davvero quasi depresso in Solid 1, non so. Sì. Se penso che in Twin Snakes a un certo punto deve succedere la scena di Sniper Wolf. Boh. Ah, tanta volta con inciampa anche lì. Davvero? Sì. Però lì non te l'ho messa perché quantomeno la puoi accettare. Nel finale no. Sì, più o meno. Guarda, c'era così tanto da cui scegliere. Eccoci qua, let's go. Ok. Let's go. Tin, 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 tin. Allora, io come vi dicevo ho fatto l'Advanced del C4. Perfetto. E del Famas manca l'ultimo livello, che farei? E poi magari facciamo time attack subito di queste due. Ci sto, ci sto. Questo livello, aspetta che poi alzo il volume. Se non me lo posso fare. Oh cazzo, è vivo. Pensavo fosse morto. Oh, e dai. Vabbè. Alzo un po' il volume. Sono a uno di vita. Sì. E scendi, bastardo. Ah, cazzo, è sceso. Oh oh. Dai, forse lo faccio a uno di vita. Corri. Sì. Merda, godo. Me la sono giocata proprio bene. Oh, il VR... ti cambia, sì. Ti cambia, eh? Altro ti cambia che... veramente. Altro che... Ok, quindi abbiamo fatto anche questo... facciamo prima il C4, però. Anzi, no. Ormai sono in mentalità Famas. Facciamo Famas. Facciamo Famas. Alziamo quella percentuale. Ok, sì. This I remember. Corri, corri, bastardo. Corri. Oh,
Good work. You're as good as they said. Volume un po' basso e alzo. Senti, è Time Attack. Dici il Time Attack in cui le munizioni contano come secondi? Ah già. Mi. Ma poi non ha pagato. Non ha pagato. Sono buttato nella mischia. Quanto è? Ma se facessi così, scusa. Questo è sicuramente uno dei metodi. Sbagliato. Ormai. Ah, non hanno sentito. Godo. Ottimo. Bravo che ricarichi così. Top. Nice. No. Ottimo, ottimo. Dai, dai. Well played. Ecco. Volevo fare il Twin Snakes, sì. Dai, terzo posto. Non ho preso neanche un damn. Damn. Che ormai avrà un'immagine diversa. Esatto. Sì, sì, sì. Oh, aspetta. Ah, vuoi provare a fare lo stealth, eh? Sì. Ora si gira però, vero? L'ictus damn, esatto. Che cazzo. Ancora. Non riesco a beccare il punto in cui... Cazzo, ma c'ho il Famas. Vabbè, pensavo di essere senza arma, vabbè. Però hai fatto una cosa fighissima, dai. Eh sì, io ho sparato tipo... Nice. Ma... Dai, veloce. Molto unchad, molto unchad, amici. Sempre terzo, vedi? Un terzo posto così. Del quale ci accontentiamo, ma... Ah, questo bello. Questo cazzo in mano, però. Bello così. Bello così. Questo l'abbiamo fatto cazzo in mano, dai. Impressive qui in secondo. Si può fare in 5, minchia. Sì. Ok, ultimo. Minchia, in confronto ai puzzle comunque è niente sta roba. Certo. Cazzo, è vivo. Ma perché penso sempre sia morto invece è vivo? Ma è solo perché nell'angolo ti passa un proiettile nero. Brutta. Restarto. Ci sta, ci non sta. Mi piace. Ci sta, ci sta. Il primo sì, ci vogliono 5 secondi del livello precedente, assurdo. Dai, vieni qua, bastardo. Aspetta, metto io più in qua. E ora sei stato scopato. Vieni, vieni. No, la telecamera mi prende, vaffanculo. Ok, però non possiamo stare qua a fare il tergiverso per troppo tempo. Che cazzo fai, Sting? Lo sapevo io. Per devi essere più a maiale. Più in un certo senso più a maiale. Sì, ma neanche troppo. Però ho capito una cosa adesso che ho fatto sto try. Toc 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 toc. Quanti proiettili che ho usato. Vieni, vieni.
Perché la telecamera non mi vede la prima volta e mi vede solo la seconda? Vabbè, però sto stronzo allora, ci abbiamo poco tempo. Ce la farò. Cioè, probabilmente ce la faccio col damn. Sì. Neanche. Mi ha ucciso la telecamera. Pensavo di essere abbastanza vicino al muro. Ancora. Ti conviene iniziare sparato senza attendere di usare i pugnetti sul muro. Le telecamere si girano, corri, ammazzi. Nell'altra direzione. Però anche questo ha un suo perché. Ho visto che ne ho lasciato uno, eh? Sì, ma se entra in attacco, ci sta. Altra direzione. Prego. Vedi, sei già nel mood. Ossia, sì. Comincia andando a destra e non a sinistra. Sì. Così le telecamere sono non verso di te. Volevo far veloce. Ma così, così, ci sei. Sei nel mood giusto. Questo è il climb attack. Hai ragione. Oh. Bravo. Con rischi. Grande. I did it. Yeah. Tin tin tin. Ok, ho anche impressivato, quindi siamo secondi. Adesso va fatto il C4. Siamo al 59%, al 60 si sblocca qualcosa? Esploreremo. Ok. Il grande unlock lo avrai al 70. Ok, va bene. Ciao grande. Sì. Perfection. E qua abbiamo sgravato. Ok. Anche qui facciamo proprio la maialata. Uè boss. No, volevo bussare. Mi scordo sempre che per bussare devo togliere il C4, perché non essendo un'arma ed essendo che si rompe col pugno, cioè si fa esplodere col pugno, nella mia testa puoi bussare col C4 in mano. Ha senso, eh. Ma ora, cioè non puoi neanche bussare, proprio senso. No, se hai il C4 equipaggiato. Proprio parte, punto. Sì. Minchia, vabbè. Allora faremo la cosa inversa, non c'è problema. No, bastardo di merda. Kojima! To. Vabbè, ma vaffanculo. Qui sono stato arrubato. Benissimo, ora ne mettiamo uno qua, tanto Franco ci passa. Poi ne mettiamo, appena lui fa il granzetto, uno qua. Ok, dai, fai, che cazzo è successo? No, non andare lì, dai, tra tutti i posti. No! Non mi ricordavo dell'altra, giustamente. Ora Kojima. Perfetto. È vivo. Però era bellissimo, eh. Fare più veloce. Tanto tu. Perché devi passare là? Senti, esploso qualcosa, bro. Goda. Nice. Oh, sono tutto impressivato, raga. Molto bene. Stiamo andando forti oggi. Stiamo andando forti, infatti ormai il mood è una slavina di percentuale. Who's that?
benissimo. Ok. Non proprio. Bello! Beh, questa però. Bellissimo. Questa, però, la trappola ai frame a terra è da primo posto. Godissimo. Ho apprezzato molto inaspettatissimo gesto suicida, no. Pro. Nice. Sono una merda. Merito solamente di giocare a Twin Snakes per tutta la vita. Che pro. Ci sei? Ho perso tempo qui, dovevo essere coraggioso. Ah, ma questo non si gira mai? Troppo lontane, mi sa. Si può fare di meglio. Ci sei, eh? Hai preso anche il ritmo. Mi piace. Troppo lontana. Troppo lontana e troppo poco. Mettiglielo sulle schiene. È che poi ho paura, no? Lo so, lo so. Però così non puoi fallire. Ah, non titubare. Vabbè, non importa, non importa. Mi occupo a cazzo. Posso dire Unchad? Ah, addirittura, non era male alla fine. Nah. Un errore. Stiamo anche giocando VR Mission o no? Oh, cioè, eccolo che arriva. È il primo, devo fare quello sopra. Sopra, è in senso orario probabilmente. Messo. Bravo. Messo. Ah, no! Hai fatto un passo in avanti. Gli hai dato fastidio. Sono... Ah, ok, si è girato non perché si stava girando, ma perché ho fatto io casino. Uno. Due. Girati, bravissimo. Troppo. Va bene. Adesso ci può anche stare. Ok, dal cazzo. Dai. No, dov'è? Stronzo. Guarda, quando comincia il livello ti fa vedere dove apparirà. Quindi là sotto. Giù. Perfetto. Non male, secondo me. Dai, godevole, dai. Vediamo, secondo me è primo posto mai nella vita. E invece. E invece, primo posto. Abbiamo sgodato, signori. Ormai siamo arrivati a un livello e non aspettavo altro. Allora, vediamo se nelle special abbiamo sbloccato qualcosa. Allora, sicuramente hai... Versus enemy abbiamo Socom, Famas, esatto, e C4 che sono fare. Quelle degli advanced che hai realizzato. Le sblocchi così. Ah no, questa mi sa che l'avevamo già fatta. Era una delle già fatte? O forse no? Non me lo ricordo. Vabbè, devo ucciderli tutti, no? Ah no, devo ucciderne il più possibile. Ma sai che... Con tutta la vita che ho. Cioè devo probabilmente termopilare. Ah,
Ma che vuoi, pezzo di merda? No, damn. Vabbè, l'ho clearato. Mike, è veramente la vita di un boss. Oh, sembra la fila alle poste. Oddio. Ok. Uè. No, ce ne sono altri. Pensavo di no. Vabbè, venite, venite. Ma questa modalità è ucciderne il più possibile entro il tempo limite. Sono infiniti. È vero, hai ragione, hai ragione. Oddio, che divertente sto livello. Esatto. Mm-hmm. Fuck. Questa brutta. Dovevo farlo, volevo pulire un po'. Rischio, 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 rischio. Godo! Ammazza, eh! Godissimo! Hai fatto le combo giuste. Famas. Famas, dai, su! Il Famas è diventato Bomberman. È vero. Qua è divertente, il Famas fa casino. 700 colpi. Che cazzo mi hanno fatto? Ops. No, prima devo sparare. Ma sai che qui conviene proprio fare così a giro e basta. Chad. Questo volevo vedere. Ormai siamo arrivati a quel livello. Dai, un bel finale. Un gra... Oddio! Quasi... Per quello ho detto no. Vabbè, è stato ottimo. È stato veramente ottimo. Veramente vabbè, ottimo. Vabbè, mi accontento. Gaming Zen. Sì, ero veramente nella scimmia proprio. Va bene. Variety? Cazzo vuol dire Variety? Oh no. Variety. Ho tanta paura, Mike. Variety sono quelli speciali che più speciali non si può. Stai raggiungendo l'endgame. Trascina il nemico e portalo qui. Ok, se si dimena, strozzalo un pochino. Mi piace tantissimo questa modalità gol. Vieni qua. Andiamo. No.
Alzati subito. Ah, non mi deve vedere. E però come faccio a portarlo? Lo devo rigrabbare? L'hai fatto scivolare. Ah, posso portarlo dritto senza che mi cada mai? Sì. Ah, ok. Vabbè. Posso premere una volta sola quadrato o ne servono almeno due? Una, anzi. Bravo. E l'ho portato qui, ho vinto, no? È qui. Allora, l'hai portato in effetti, quindi forse... Devo ucciderlo quelli? Può essere. Tu sei stato bravissimo. Io l'ho convinto, Che finisse lì? No, che tu l'avresti ucciso prima. Al primo try sarebbe finita così. Però diceva trascinalo, quindi istruzioni poco chiare così, non è colpa mia. Va bene, ci proverò lo stesso perché sono un cretino. Wow. Dai, dai, fa lo stronzo. Bravo. Il Mogreba. Bravo. Si gode. Primo posto, Excellent Snake, signori. Primo Oggi posto. Oggi puntata di eccellenza, eh. Droppa il nemico nel buco. Se sei spottato, ovviamente perdi. Ok, lo devo quindi... Gli devo fare una presa. Papini, papini, papini. Ah, no? Ok, sì. Bro, vieni di qua, per favore. Bro, vieni di qua, per favore. Bro. Controlla un attimo. Fai un check. Fai un check, fai un check. Fai un check qua. Le mie palle quando... Perché non si può neanche... Cioè, lo devi grabbare da dietro. Se lo grabbi da davanti non è va bene. È quello che ti feci vedere... Sì, 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 nel trailer. Anzi, no, nel tuo gameplay. Esatto. No, ma io intendevo dire che... Cioè, lui non deve neanche girare... non mi deve vedere mai. Eh no, no. Sono cretino, scusa. Ho paura che ci rimaniamo un po' qui. Mi chiamo Pluton, tu non hai capito. Non la senti la mia Big Dick Energy stasera? La mia Big Stealth Energy. Non la senti? Io la sento. Vieni, Brody. Ora so io cosa fare. No, vieni qua. E ora mi devi venire anche qui. Beh. Ok.
prova anche qua, bro. Fammi vedere un po' di cose. Mannaggia al cazzo. Ok, beh, comunque non dovrebbe abortire, perché lui non sa dove sono. Io devo grabbarlo avendo alle spalle la pit, vero? Sì. Aspetta, sto ragionando. Cioè, intanto sto prendendo tempo. Perché? Perché mi sente? È stato esattamente come C4. Troppo ridosso. Allora, fatemi provare una cosa prima. Sentito la big dick energy tanto. Però questo è il modo migliore per farlo arrivare più veloce. Sì, è il modo più sicuro. Lo porto più in fondo che posso e poi vediamo. Allora adesso perderò, voglio solo capire una cosa. No, cioè per grabbarlo che input devo fare? Deve essere per grabbarlo nel senso la presa o il flip. Il flip deve essere quadrato più la direzione, esatto. E posso scegliere io la direzione? No. La direzione la scegli implicitamente tu, perché in base... Sulle spalle. No, no, intendo col direzionale non posso poi... No, beh, il fatto è che il direzionale che tu premi invertito è la direzione in cui lo getti. Sì, certo. Quindi tecnicamente puoi, ma... Andiamo a farci in giro, frate. E perché? Non si è più dimminato. Vabbè, non importa. E vai a vedere, no? Dio, sta buffed. Vedi che non si dimenava più. Magari. Non vibrava più. Secondo me ha preso troppe botte. Ci sta. No! Sì. Okay. Recuperato. Venga, menalo. No, potevi menarlo. Cioè... No. Voglio solo capire. Ah, ma posso anche fargli col cerchio? Volendo, se sul bordo, sai. Se riesci a portarlo sul bordo, sì. Si deve fermare sul bordo, ma sì. Così forse non hai lo spazio per fargli il cerchio. No, lo so. Bravissimo, infatti, bravissimo. Lui verrà. Oh, coraggioso. Hai capito cosa voglio fare? Eh no? Sì. Oh, peccato. Si è alzato un po' più sotto. Lo devo portare. Se lo portassi sull'angolo basso a destra, L'angolo è perfetto. Ora ci provo. Dai, mi piace un sacco questo livello. Fico. Gesù bambino. Oh.
Esatto, tienilo tu. Ricordati che al 10... Non è male, eh. Vediamo. Troppo titubante. È che se, ho paura ovviamente di essere beccato. Se vuoi provare a picchiarlo e buttarlo di sotto. Sì, voglio provare a picchiarlo, però poi ho cambiato idea mid strategy, ho fatto male. Dicevi? Che potresti anche provare a tirarlo col suono, così che abbia le spalle libere per essere picchiate. Ma è troppo divertente così, scusa. Così è figo. Lo so. Anche se tende a girarsi una volta che si alza, vediamo. Si gira. Hai metà della soluzione, ma non tutta. Quindi è impossibile farlo come lo voglio fare io. Così, letteralmente così, quasi virtualmente sì, salvo TAS, proprio per pixel frame perfect. Però portarlo e picchiarlo di sotto si può fare. No, no, certo. Ottima occasione. Mi sono distratto, scusa. No, no, ma è normale perché hai tanti input arcade. La cosa migliore che puoi fare, guarda, è figo, è non farlo correre. Cioè, nel senso, quando vuoi buttarlo di sotto, fallo camminare verso l'obiettivo finale, perché così hai tutto il tempo di andare alle spalle e picchiarlo. Per non farlo correre, non devi disturbarlo, cioè non devi attirarlo due volte di seguito troppo vicine fra loro. Bro, lo pigli, porco di bib. Ero lì quadrato. Vediamo come ti comporti. Qui non è male osservarlo, perché se poi torna alle spalle, ora si girerà sicuro. Ora lui quando... No! Però vedi che lui corre indietro. Sì, torna indietro correndo. Indipendentemente da... Tornare indietro correrà sempre. Quindi non posso neanche attirarlo. Puoi attirarlo così. Vedi, così sta camminando. Sì, ma... È un ottimo modo per avvicinarlo al buco. E poi? Da andargli alle spalle e menarlo. Però devi creare il pattern giusto. Qui poi, vedi, qua potevi andargli alle spalle, fargli la presa alle spalle e buttarlo di sotto. Ma con la presa, scusami. Ok, certo. Se tu gli fai, esatto, la presa, sì, lui sì, viene agitato alle tue spalle. Devo cercare di... Vieni qua. Qui non è male come situazione attuale, eh. È abusabile. Una cosa del genere troppo, più sul bordo. Troppo. Esatto. Non male. Mi piace. Potrebbe. Bella. Quasissimo! No, non fa... Era per non farmi beccare. Coraggiosissimo. No, guarda che ci sei andato veramente vicino qua. Dove vai? Bastardo, dove vai?
No! Che stronzo! Sei una merda, è sempre andato da quella parte. Dio Speedstamp. È stato veramente stronzo. Vieni, vieni. Ok. Quasi. Io voglio morire in game. No, stai fermo. Ma perché vai di là? Ma perché vai di là? Ma perché non succhi? Succo di frutta. Perché non prendi una cannuccetta e ti apri un bel succo ace, eh? Buono, anziché l'ace. Farmi what's the noise. Perché? Perché adesso ti tocca prenderti il mio di succhino alla frutta. Eccolo qua, lo senti il mio succhino? Eccolo qua, ogni tanto ti faccio sentire un po' di oh! Metti la cannuccia. Senti qua, esatto. Senti qua come ti do la mia Excellent cannuccia. Snake. Ecco qui un po' di cannuccia. Eccoci qua. Eccoci qua. E ora stai qui. Cosa? No, non puoi. È un po' too much quello. Allora facciamo così, scusa. Vieni qua. No! Fai il bastardo. Vieni qua. Vieni qua a checkare. Fa tutto il check, fai. Tanta paura. Ok, ho detto, vieni qui. Ma ora picchia che le mi spalle! Troppo no, tardi. Eh no, così non potevo prenderlo. Picchiarlo. Se lo picchi lo mandi in avanti. Ah, picchiarlo, picchiarlo. Giusto. Giusto. Mi sa che allora la play è proprio quella. Sì, aspetta, ce ne sono. Lo devo ripiglia. È molto assonnato comunque. No! Oh. Sì, sì. Dove? Ti resetta il counter, vero? Sì, 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 sì. Ha ripreso fiato il fra. Sì, sì. Ok. Hai sentito che roba, Fra? Ok, non male. Questa potrebbe essere la play. Non ce l'avevi fatta! Come? Perché come? L'hai picchiato talmente tanto sfortunatamente di lato... Che stavi picchiando l'aria, colpivi anche lui, però contemporaneamente la sua cono di visione si è glitchato guardandoti, però ce l'hai fatta, hai la soluzione. Eh? Ma perché non ti prendi un bel succhino di frutta a gusto, cazzo? Eccolo qui. Eccolo. Eccolo qua. Ha aspettato Eccolo. Tanto a dirlo e finalmente ce l'ha fatta. Eccolo qua, gusto cazzo, buono, eh? Eccolo qua, che ne pensi, amico mio, eh? Che ne pensi, amico mio? Eh no, stavolta io faccio l'intelligenza e ti metto già qua pronto. Perché poi ti farò il busso in questa direzione. Chiediti, chiediti chi è stato. Vieni di qua. E vai a fanculo, vai coglione.
Gran Godismo 7. E adesso dimmi Excellent Snake, non ti permettere. Impressive. Vaffanculo, puttana. ti stai twinsneccando. Ok, droppa tutti quanti i soldati. No, ancora. Va bene. Ah no, però aspetta, non se sei spottato qui, ma se fallisci la missione è abortita. Vabbè, che ci vuole? Ma si girano? Ah, pezzi di merda, allora aspetta. Ho già capito. Devi fare pupupa. E pupupi. Adesso, zitti tutti. Qui, 1-1-2-3. Combo gioco base. Senza avere paura. Without the fear. Ma loro si girano, secondo voi? Ma no. Without the fear. But I didn't take the book. Allora, we start with the one, the soap. Because... It's harder. It's harder, because I don't know what I sbagliated with this try. E quindi... Sì. I'm gonna try again the punch. This is bugged. I have to be more vision, sì. I think. Viene a schiaserlo. Cosa? No. Sentito... Non è colpa mia, il pisello è lungo e ti tocca, però. Turgidus Snake ha un sacco di problemi nell'espionage. Suka. Entra in quel cazzo di buco e non mi dir di no. Ok. Pallambuca! Perfetto. Oh, excellent, tan, Snake. Tan, tan. Impressive. Ti ha detto no. Va bene, elimina tutti i soldati. There is no escape if someone sees you. Va bene. Nel senso, non c'è speranza per il mondo. Ho del C4. Va bene. Che ci vuole? Di tutte le idee. Ah, però aspetta, non posso più. Questa è super intelligente. Non ti prego. Voglio vedere. No! Volevo bussare e non mi sono scordato che non posso. Però ero curiosissimo adesso. Aspetta, facciamo così. Riusciamo a passare dietro, secondo voi? Oh, yeah. No. Ma sì. E ora, scusami, cioè come fanno a vedermi? Devono prima superare questo giro di bombe. Non posso neanche vedere. Cosa? È stato tutto molto divertente, ma... Ah, ma non finisce niente. Ah, vabbè, ma allora è una cazzata sto livello, scusami. Mi stavo facendo mille problemi. Vieni. Ah, ma vaffanculo, vai, tua mamma è Va bene. Hai molti modi creativi. Posso fare l'effetto domino, mi sa. Beh, ma comunque è un livello semplicissimo questo. È un livello cazzata, come lo chiamerebbero i giovani. Mm-hmm.
Allora, dimmi tutto, Mike. Concentrato, stealth. Hai tutto il tempo di fare i giochini sperimentali. Ah, no. Mi scordo di sta cosa, ragazzi. Mi spiace tanto. Io voglio bussare. No, però boosting. Però è stato bellissimo. Livello cazzato, ragazzi. Livello cazzato. Vabbè. Vai. No, non farmi del male. Eh no. Guardami ma non farmi male. E vieni però. Vabbè, almeno l'hai sentita, no? Adesso verrai a controllare. No. Sono troppo ligi alla loro posizione. Bro. Dai, senti che storia. No, non gli frega un cazzo. Guarda lì. Eh vabbè, ok, è fatto, dai. Ne metto uno anche qui per sicurezza. Merda, uno è ancora vivo? Sì. Ma io... aspetto, non ho tutto il tempo, bro. No! Tanto non puoi, tanto non puoi. Ah, coglione di merda. Guarda, guarda. Ti bag. Lasciami stare. Vai al tuo posto e fatti i cazzi tuoi. Ecco. Elegantissimo. Ammazza, sei spawnato. Minchia. Ma good work non saprei. Livello cazzata, ragazzi. Livello super cazzata. Una roba proprio noiosa e fastidiosa. Da quanto era noiosa. Qui sta scaricando un livello difficile. Ok, entra, cioè arriva all'obiettivo e non ti devi far beccare. Vabbè, livello cazzata, direi. Cazzatissima. Fantastico, non ho niente. Guarda come spinnano. Stiamo molto tranquilli, amici, eh? Fate poco i simpatici. Che adesso ve lo faccio vedere. Non sarà il primo? Sarà il secondo try. È certo, una cazzata. Livello cazzata. Forse la mia tattica di volerne strangolare uno non è tanto intelligente. Troppo lento, temo. E mi becca l'altro da dietro. Vabbè, allora... Quasi, bravo. Devo passare nel mezzo dei due spiragli che si creano. E non posso fare il salto evasivo, purtroppo, non sono in Twin Snakes. Se no, ci avrei già provato. Vai. Sempre vai.
ci crea un'apertura nel mezzo. Non è per niente un livello cazzata questo. Questo non è per niente un livello cazzata. Se ne ribalto uno faccio casino, ragazzi. Eh sì, è la fine. È la fine. Wow. Secondo me prima era il giusto metodo. Prima quando? Provando a strangolarli? Non no, credo. Quando giravi in senso orario insieme a loro. Ah, sì, sì. Quello non è male. Dio. Ah. Ma è quello che stavo cercando di fare, solo che poi girerei indietro. E non continuerei il giro. Ora proviamo a continuarlo, ma in realtà poi si crea un'apertura da sotto. Se guardi sulla mappa quello che sto facendo, non sto neanche guardando. Eh il, sì, esatto, il... la mappa qua è molto importante. Vedi che non posso girare in senso orario, no? Non oltre, no, no. Ah, no, allora è quello che stavo già facendo, raga. Perfetto. No, e poi devo tornare indietro e entra nel mezzo. Però è tosto, è uno spiraglio preciso. Sto pezzo di merda, poi. Allora, proviamo a non entrare nel mezzo. Proviamo a sopravvivere il più possibile andando avanti e indietro per capire bene il pattern che fanno. All'inizio, facilissimo. Fai così e via. Poi dopo, però... Bastardo si gira? Sì. E poi ritorna a me prima. Ci ho provato. Ma se anche lo grabbassi, poi lo dovrei trascinare. E quanto vado lento? Lento, vai lento. Potrebbe funzionare, però è lento. Ci provo, ma... Oddio. In realtà vi dirò. Non si può, non si butta, non si butta. Mentre stanno girando, non sentono gli altri il casino. No, così troppo vicino. Devo grabbare. Cioè devo in realtà fare una presa. Basta la presa. Fare la presa quando sono abbastanza distante. Che cazzo, madonna, ma quanto vedi? Cazzo, Variety è difficile come puzzle comunque. Godissimo, primo posto, si gode. Bravissimo. Elimina tutti gli stealth soldier. Ok, cioè sono invisibili. Elimina. Vabbè, con la Socon. Facile. Easy. Beh. Words have been spoken. Facile. La missione della demo. Ah, quasi. Ma non c'è un tizio qui, scusa. Lo sono immaginato?
Però ho usato già 20.000 proiettili. Che cazzo di cono c'hai, frate? Cazzo, è un cono 5 gusti c'hai. Però affanculo, ero dall'altra parte. Sì. Dai che li vedi. You don't say, certo che li vedo, non è quello il punto. Ma il bastardo che si sposta dove? Ma cambiano posto ogni volta? Questa missione è cattiva. Che stealth sarebbe se fossero banalmente sempre lì? Ti permetto. Era uno o sono due, ma uno ti direi via libera. Sono morti? So quanti sono, no, non me lo dice. No, non lo sai. Beh, l'ultimo dei pezzi di merda, l'ho visto. No, quanto pare. Occhio. No. Però è lì. Non ce n'è un altro. Dobbiamo sgozzarlo. Ho imparato la tecnica. Bella questa! Questa è stata meritevolissima. Mi sono sentito fico, sappi. Molto rischi, molto reward. Non importa. Damn, il cazzo, è stata bellissima. Stiamo cominciando a diventare forti. Cosa? Space Invaders? Sì, esatto. Kojima intenditore. E Koji, guarda che ancora non l'avevi fatto il 2. Vabbè, non importa. Ah, certo, UFO. Ok. Oh no, stanno invadendo. Ho tutto invaso. Oh, quanto cazzo hanno? Paura. Oddio. Bravo, bravo. Sto tutto invaso. Bravo. Attento. Bella, anche alla cieca, bravissimo. Beh, dovevo, erano troppo vicini. Bravo, Frustrai. Godo, Excellent Snake. Godissimo, godo. Primo posto. Sono Godius Snake. Distruggi tutti i target. Se colpisci un soldier... allora quali sono i target? Ah, addio, buono. Ma che davvero, ho capito che vuoi fare, ho capito che cosa vuoi fare, bastardo di merda.
Allora, vediamo se dal livello 1 ha una buona visuale oppure no. Pigliati il diazio. E vai più sul bordo. Dai, 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 dai. In realtà ci sei. Un bersaglio è stato colpito. Ma ovviamente poi ne spuneranno altri. Ah, sono 5. Merda. No, i target sono quelli blu. Non ho capito, ragazzi. Scusa. Chiedo scusa. Vediamo se da questa angolazione godo di più. C'è la ballistica, non è hitscan. Mike, mi sono fatto cacca sotto. Questa è la verità. Questa è la verità. È la dura verità. Scena che vedrai in Twin Snakes. Ah sì? Sì, sì. Guarda. Campbell che dice credere. Mi sono cacato addosso. Allora... Allora, uno sì, due perfetto, tre ok, quattro. Allora, il quarto arriva ora, e lo so, esatto, quello dico. Quattro comincia a essere, ma perché io lo faccio, però poi lui si devi, infa, devi, quindi... devi immaginare il futuro, Meno male. Allora, Mike, io sto in via. Vieni, ok? Uberino, guarda, non costa tanto da Monza, sono 30 euro, credo, no, forse un po' di più. Un sessantello. Però no. Vieni, ok, livello 8. Passiamo serata. Ci beviamo qualcosa. Bello, serve, serve. Tini, 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 tini. Stavolta però hai ragionato bene, eh? Stavolta hai riflettuto. Prova a sparare dal livello base. In che senso? Da qua. Ah. Ragazzi, c'ho il cazzo duro. E ora? Certo. Ho visto che hai abbassato la testa prima del fallimento, perché hai capito che era arrivato l'errore. Bravi. Tini, 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 tini. La mamma di Kojima è piena di azepamino. È proprio lei la mamma di Hideo. La mamma di Hideo. La mamma di Hideo. La potete smettere di camminare solo quando voglio sparare? Ce l'ho. Ce l'ho. Ho la soluzione, Mike. Pronti. E farla senza diazepam, perché col diazepam sei troppo sciallo. No! Sì, sì, sì. Non è la soluzione. È la soluzione. Non contare questo try, dove ancora c'era comunque in corpo un po' di diazepam. Un po' di chill, sì. Benissimo.
Adesso l'ho smaltito, raga. Hai fatto una cosa stranissima. Al proiettile ha fatto un effetto e ha detto no, colpirò la guardia solo danneggiando parzialmente il bersaglio. Questa è la mancanza di diazepam, eh? Anche a me. È proprio a un certo punto ha preso e ha fatto ok, vado a prendere il diazepam. Facile. Let's go. Facile, noioso. Facile, okay. Noioso. Ok. No. Facile, noioso. Ti stanno suggerendo qualcosa. Che devo andare dall'alto, però la mamma di Kojima è un po' puttana. Sono lì a farsi la foto ricordo, i bastardi. C'è ancora del salgo, sì. E allora io use it, I will. Ora siamo a livello massimo. Ho diazepato. Fanculo Kojima, fanculo. Ti ha appena osservato in silenzio dall'alto verso il basso, Kojima. Esatto, adesso scendi, coglione. Adesso scendi. Facile, 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 facile. Livello di merda, facile. Basta, tanto sono salito. Almeno un impressive. Ti ha proprio punito. Aspetta. Metti che c'è un blackout. Facciamo un salvino. Traumatizzato da queste variety. Oh, guarda, si è sbloccata la variety 1. Pam, pam, pam. Allora, dai, sono ancora 4 livelli. Let's go. Comunque, questi special fanno pochissima percentuale in confronto agli advanced. No, te l'ho detto, la percentuale è sempre la stessa. Ah, sì? Non ci sono missioni di valore più alto. Allora forse è solo la velocità. Esatto. Non ho capito questo livello. Vabbè. Finirò i proiettili prima, è questo che lo mi stai dicendo. Per forza, 6x3, 18, scusami. Cosa? Sono 74 target. Ne basta uno, basta uno per distruggerli. Ah, uno? Io, cazzo, ne sto tirando 3 a volta. E dove cazzo sono, scusa? Adesso vado avanti. Questa è una missione variety. Qua hai un livello arcade. Ah. Questo è un livello per chi vuole diventare bravissimo a imparare la memoria e arrivare al primo posto. È la summa dell'arcade shooting, diciamo.
Questo era lo sparo d'avvertimento, Mike. Bro. Ok. 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 Rischiamo uno proiettile, eh? Se faccio lo stronzo. Non sei ancora in pericolo, eh? Ah, ah, li ho visti. 26 target, 70 proiettili. Dirti, Snake. Cazzo di merda. Ma perché se ci pensate, no? Non rischio di finire i proiettili. Dove sta l'intrattenimento? Chi si guarda la live poi? Chi se ne frega dell'efficienza? Quella non è divertente. No. Tre proiettili. Tutti fermi. Cioè, tre cazzi. Eccoci, adesso ce la farò con 13. Purtroppo sì. Primo posto sicuro. Sicuro, ci ho messo quasi 6 minuti. Non sono sorpreso. Però immaginati questo livello, uno che se lo studia, capito? È una cosa unica, perché nelle restanti, sì. Negli restanti livelli non c'erano percorsi. Guarda Kojima come usava la PS1. No, no, infatti è assurdo PS1. Te l'ho detto, a livello di maturità del anche del giocato proprio offerto, sì. Sembra uno di quei The Make Switch.io. Sì. Dove c'è la coscienza di oggi, le macchine di oggi e lo stile poi, esatto, tecnico di ieri. Invece no. Bro. Mamma mia, sai cosa? Meno male non spari nella vita vera, guarda. I misteri li ha già fatti, manco l'ho visti purtroppo. Neanche li ha sbloccati. Non è un caso che i misteri siano sbloccati così in là. E poi ci sono i Grey Fox, non dimentichiamoli, che sono quelli che voglio fa più di tutti. Bro. Allora. Ok. Ci sta. Sì, sì. Impressive. You're as good as they say, addirittura. Cazzo, cosa fa? The truth is over here. In che senso? La verità è qui. Riguardo cosa? Finger.
Devo trovare la verità? Sono arrivati gli alieni? Stanno parlando con me? Cosa sta succedendo in questo livello? Sono confuso. Che succede? Che succede? Lasciatemi stare. Lasciatemi stare. E quindi? E io pensavo fosse una cosa del Mystery Lufo. Signori, eccellente Snake. Let's go. Mica seghe. Cosa sta succedendo? Genetic Monster Genolla. Fai la guardia a Meryl. This stage has nothing to do with the main game sequel. Chi è Genolla? Come chi è Genolla? Lo stai per scoprire. Oh no, è Genolla! Genora! Ragazzi, Genora! Sta accadendo lentamente nella follia questa esperienza, ok? Genora! Perché è tipo Godzilla, certo, ma è Gojira. Genetic. Esatto, è Genetic, è un po' più esatto. Io intanto gli sto sparando. E non gli fai neanche danno. Era caduto. È tipo Plants vs Zombies. Ma non esisteva ancora. Ha le gambe ittabili. Ma non me le... Dagli tempo di targettare. Eh no, è vero, il target non c'è più adesso. Oh no! Presto! No, Genolla! La no, vedi, il target non c'è. No, è che lanciavi così tanti missili che sembrava ci fosse un target. Bene. Devo fermare Genolla, ragazzi. Devi fermare Genolla. No, vabbè, alla fine i target c'erano all'inizio, vedi. Ok. Ok, e poi però dopo? Lo devi fare senza... Ah no! Ok. Eh no. Ah, dopo il primo va via? Ti devi ricordare dove sono, sì. Quindi? No, Genolla il distruttore. Dai, Genolla, ma quanto sei coriaceo. Fuck you, Genolla. No, non è vero. Genolla, succhiami il Casper. Devi cercare bene i target. Ma a volte spariscono. Alcuni. Non tutti. Non tutti? E io pensavo di doverli ricordare e prenderli lo stesso.
Genolla il distruttore di Ciolla, ma certo. Senti che colonna sonora, tra l'altro. Per sì. Genolla. A Genolla c'è nel 2. Bello il design di Genolla, sono d'accordo. Bellissimo. Epico. Godo Genolla, fai schifo. Tutto in culo. È comunque più bello di Twin Snakes, ragazzi. La battaglia tra Genolla e il Metal Gear del 2 sarà l'eccellenza. Madonna, fortissimo il Genolls. Ok. Prego Genolla, crepa. Ok, è morto. È andato. Stavo per farlo. Impressive Snake. Non male. Ah, non c'era neanche il tempo qui, o lo clear o no? Non c'è il tempo. Raga, UFO, Genolla, l'ultimo che cazzo è? Va bene. È tornato, ragazzi, è troppo forte. È troppo forte. È la vendetta di Genolla. Cazzo, ma The Twin Genollas. The Twin Genolls. Godo. Giù. Che sta giù Genolla. Sta giù Genolla. Perché se lo prendi in mezzo, mi sa che gli altri target li prendi insieme. E sta giù Genolla. Con i suoni da lucertola. Da Gojira. Sei stato genollato. Ok, un Genolla è morto. L'altro Genolla. E adesso non manca che questo. Eccoli i Sons of Liberty. In Metal Gear 3 giochi il Genolla originale. Ah, ho capito, ragazzi, ho capito. Versus Enemy, qui abbiamo fatto. Ah, no, queste le sono ancora bloccate. Perché non, hai fatto le versioni avanzate. Buono. Che è quello che faremo ora. Intanto salvo. Intanto salva, esatto. Time attack? Allora. Facciamo sneaking time attack o facciamo weapon? È una totale tua scelta. Qui devi essere proprio... Facciamo sneaking, lo facciamo da un po'. Però prima voglio farti provare a fare una cosa. Sì. Torna alla vendetta di Genolla. Come? Ammazzo Meryl? No. Ti provo a far fare una cosina. È delle variety. Allora. Abbatti quello che appare a destra il più velocemente possibile. Solo quello, mi focuso solo quello a destra? Solo quello a destra.
Ok, forse persino troppo in fretta, vediamo un po'. Non va, non sbaglio. Sorry. Solo quello a destra. Mi ha visto, tipo. Non fare nulla, non fare nulla. Ah, ok, adesso non faccio più non niente. Non fare nient'altro. Credo che ti abbia notato. Sì, fai ripartire e rifallo. Ok. Ci siamo vicini. Ci siamo vicini. Quindi colpisco una volta. Solo quello a destra. Il right genol e basta. Sì. Vai. No, non è caduto. Ora sì. Ora basta. Togliti lo sting. Guarda pure in prima persona. Perché pensa che l'ha colpito lui. E ora si picchia una vicenda? Mi sa di sì, Absolute Cinema. Eccoci. Kojima. Il finale segreto dei Genolla. Il finale segreto dei Genolla. The Twin Genollas. Allora, Practice e Socom li abbiamo fatti tutti e due. No Weapon. Ah, sì, giusto. Quindi ti mancano tutti i Time Attack. Tutti i Time Attack, ecco, ci siamo capiti. E questi sono tanta percentuale. The Genolla Duo. Bravo. Veloce, che ormai ci sei. Facile. Però non hai il radar. Quindi è vero. Non sarà facilissimo, anzi, però... Non è vero. Ah no, il radar c'è, santo, a posto. Facile. Almost. Facile. Yes. Din, din, din. Spero che non ci sia nessuno. Io vado. Se mi beccano faccio. Ok. Who's that? No, non un pisellino minuscolo. Genolla mi ha beccato com'è. Ok, ok, sì, va bene, avete ragione, avete ragione, avete ragione, ma avete in ragione. Realtà ho è una cosa smart, a modo suo. No, 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 ma ho esitato più che altro. No, no, ma ho ucciso quello. Assolutamente, lo ammazziamo di botte. Quasi. Come ti permetti? Allora, ma quindi Genolla è un gigantesco soldato o i soldati sono degli Genolla? No! Questa è una bella domanda, Zamas. Dovremmo chiedere al maestro che è veterano. Diciamo che in quanto lui si chiama Genolla e gli altri non hanno un nome proprio, tendo a pensare che Genolla sia l'originale e che loro sono dei piccoli Genolla fatti apposta per la guerra, diciamo, nel campo. Ma quindi esiste anche Genolidus? Eh sì, esiste Liquid Genolla, Solid Genolla.
Genolidus, giustamente. Però non può esistere Big Genol, che sono già grossi. Giusto. Però esiste il Genolla Boss. Ah, il Genolla. Il Genolla Boss. Quindi siamo un po' del gatto, ragazzi, perché sta arrivando Mario Draghi e lui adesso prendilo di profilo. No, no, adesso ti faccio vedere come lo prendo. Facendo rumore. Nah. Bravo. Easy mode. No. Ti permettere. Presto, 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 raggiungi l'obiettivo. Veloce, l'obiettivo. No. Fine. Pam, 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 pam. Smart. Easy mode, easy mode, easy mode, easy mode, easy mode. Pam, pam, pam. Questo è bello sto gioco, mamma mia. Bene, sto bene. Divertendo sempre più. Ok. Qua... Ho fatto rumore. Dai, ok. Questa è una cosa che non avresti... ecco, allora, questo attualmente è il mio momento preferito di Special Missions. Perché tu non te ne rendi conto, è difficile nella continuity, ma sta roba all'inizio non l'avresti mai fatta. No, è vero. È verissimo, è verissimo. Hai proprio imparato. Sto imparando piano piano come funziona. Esatto. Vai, no, 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 no. Continua ad attaccarti così, bravo. E ancora sotto. Alto. L'unica... Hai solo sbagliato strada, perché se tu lo fai direttamente da verso l'alto, esatto, non fai in tempo a girarsi. Genolidus. Però il primo passo da qua. Ma anche il secondo sopra. Sopra. E poi subito sotto così. Ok, rifai, fai restart. Ma se faccio così, scusa? Sì, ma se vuoi essere super veloce... per farlo ancora più veloce, è okay. Giusto per darti un input, visto che stiamo facendo questi, sono l'ultima, è l'ultima volta che li fai. No, è giusto, c'hai ragione. E ti do qualche input. Quindi da letto. Su. Su, senza mai fermarti. Poi in alto, attaccato. Sì, no, no, attaccato. Ricordati che devi sempre passare sotto le telecamere. Oh, ok, quindi devo fare... Cioè, prima quella sotto e poi quella in alto a sinistra. Esatto. Ok, 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 ok. Esattamente. No, è che non avevo pensavo che ci fosse un punto cieco in mezzo, quindi tu mi chiedessi di passare in alto. Ottima intuizione, ma non esiste qua. Ho capito, ho capito. Quindi adesso, qua così. Muro, muro. Poi, qua così. E poi muro, muro. Sì, perfetto. Esattamente. Cazzo, 7 secondi, 8 secondi. Qui l'abbiamo excellentato. Eh certo. Va bene. Laser. Bravo. Non me li ricordavo. Non ti preoccupare, neanche loro. Non volevo mettere il coso, c'hai ormai provato, l'avevo colpito. Cercando di fare tipo fastest possible man. I primi laser in realtà li puoi fare così, ma anche lui puoi farlo. Sì, puoi farlo. Se non c'hai paura, chiamola così. Oh, tutto in genollo. Gesù. Bravissimo. Bravissimo. Tutto genolled. Ecco, qui sappi sì. Che puoi allora, volevo premere X, ma non importa, so. Prima di fare continua. Ok. Non farlo. Per fare questa veloce, muoviti dritto al centro. Appena si voltano, fai lo zigzag verso l'altro centro e non abbassarti mai. Vedrai che ce la farai. Adesso prova a parole più complesso che ha fatto. Dritto.
dritto, vai all'altro subito. No, non l'ho capito. Questo, solo che senza che io te lo dica. Vai dritto al primo muro e ti fermi. Appena si girano verso il basso, scatti verso l'altro, centro. Vabbè, sempre al vediamo, centro. Vediamo. Guarda, qui a parole è molto più contorto. Ho capito adesso. No, devi già partire. Esatto. Poi veloce. Esatto. Però mi vedono. No, solo perché hai titubato. Ah, ok. Leggermente più veloce. Ah, accidenti a Genolla. Subito al centro, aspetta. Vai. Subito al centro. Esatto. Poi vai, subito al centro, solo che adesso hai sbagliato forse perché... Esatto, perché ti sei fermato in basso e non in alto. Cioè, tu una volta che sei al centro non ti possono vedere, quindi non aspettare sul primo cubettino. Non importa se sei in alto o in basso, ok? Esatto. Troppo. Non mi vedo. Perché hai fatto in diagonale. Se non sono al centro. Sei andato verso il centro in diagonale e non subito scattando a sinistra. Sì. Ho capito. Esatto. Sopra, appoggiati all'altro, vai. Ormai ho aspettato. Esatto, aspetti il prossimo ciclo. Vai. Sinistra. Vinto. Ah, potevo andare, sì, perché tanto non mi vedo. Chiaro. Pam, pam, pam. Sono stato degenollato. Ok, questo. E questa sì, tocca. Questa per la scatola. Sì. Bravo. Cosa? Troppo. Te l'ha vista mettere. Ok. Me la vedrà mettere. È che ovviamente sto cercando di fare al millisecondo, però prendo troppi rischi. Metal Gear. Ah no, MG sta per Metal Genolla. Sì, ha senso. Dios. Mike credo sia mutato adesso. Sì, ma in osservazione. Cioè, alla fine questa non è una missione particolarmente interessante. Prenditela con calma. È che non voglio aspettare 50 anni lì. Lo so. Fermo. Un secondo. Shh.
per fa please. Madonna. Le guts per fare sta roba per fare. Dai, Dio. Sta missione la sto detestando. Sì. Ora che cazzo mi vuoi dire? Cazzo faccio? Cioè mi devo muovere di un centimetro alla volta. Go, 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 go. Eh no, ma adesso non rischio. No, non rischiare. Godo. Ottimo. Cioè non godo perché avrò fatto... Damn. Però non importa. Però... Ah, il 10 è l'ultimo? Qui? No, qui sono un po' di più. Quello che puoi fare, ok, è andare... Aspetta, aspetta, resta, resta. Allora, ah? Qui se vuoi farlo molto veloce, vai dritto in orizzontale facendo a ogni rientranza che vedi verso il basso un leggerissimo movimento concavo, cioè proprio uno zigzaghino verso il basso, così non ti vede, okay, ma vede le impronte, le insegue. Vai al bordo, così, esatto. Così, tutte le volte, tutte le volte. Ah, senza... Sto cazzo di muro. Però ci sei, l'hai capito. Minchia, sai a memoria comunque anche tutte queste. È del 99. Cioè, siamo nel 2024. Ho giocato tanto a Metal Gear. Quasi. Oddio, Gino. Quasi, quasi, quasi. Esatto. Questo però lo fai. L'hai fatto benissimo. L'unica differenza è che per l'ultimo sali il corridoio prima e lo prendi dalla destra. Cioè, dalla... alla tua destra. Cioè, vedi, un po' prima. Vai nel corridoio precedente, non quell'ultimo. Così, quando ti gira, dal... Minchia, mi rischiato tantissimo, va bene. Su, 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 ora, ora, ora. Prima. Ora lo ti gira e lo sfondi. Buona. Godo. Excellentata. Excellentata. Già. Qui vai finalmente a maiale perché non hai più paura. Esatto. Bravissimo. Sto tutto ingenollato. Però qui aspetta. Ah no, ma aspetta, lui, ecco, sì, sì, poi si gira. Vaffanculo, vai. L'esitazione. Palla a maiale fino in fondo. Sì. Quasi, quasi perfetto. Che devo riuscire a dribblare prima quello sopra. Chissà se siamo al 70% poi. Ci ho creduto, ciò. Tu vai a sinistra diretto, non ti preoccupare di andare verso il basso. Mm-hmm.
Visto? Il facile Momong. Vabbè, questa cazzata. Livello cazzata, si potrebbe qui dire. Qui il trucco, mettiti qua a sinistra, bussa, no, in quella in basso. E mentre lui esce, gli puoi passare sotto. Anzi, no, scusa, fai quella a destra. Puoi provare a fare questa cosa, ma non conviene. Fai il busso in quella in alto a destra, poi corri a sinistra, lui farà una curva verso quella a destra, ma gli puoi passare sotto, perché il cono sarà troppo verso un punto lontano. Ora non me lo figuro, ma... Esatto, questo è facile da fare che a parole. Entri lì dentro, bussi e scatti a sinistra, sinistra, vai sotto. Ah, così intendi. Sì, allora abbastanza naturale. E qui, in realtà, se vuoi fare una cosa carina, vai alle spalle di uno dei due, lo meni, e col terzo calcio li atterri tutti e due perché fanno l'effetto a catena. E allora, il primo è proprio facile. Ma in realtà so come fare anche loro. Non so se li farò come hai detto tu, perché non le gazzo. Però. Vieni qua. Ah, certo. Ma io faccio così. Ok. Ah. You got it. You have the arcade. No, per un secondo. Easy. Madonna, questo lo ricordate? Li ho ammazzati tutti? Sì. Ma ora è tempo di diventare bambini grandi. Guarda che efficienza. Oddio. Quasissimo, rarissimo. Sei anche ormai in grado di alzarti senza fare incastri. Bravissimo. Sto tutto impressivato, amici. Dai, dai. Azz, questo mi sa che era l'ultimo. Sì. No. Stavo provando un po' a improvvisare. La nascita di Turgidus, esatto. Nelle impressivazioni. Il trauma a quel livello ci avevi passato mezz'ora. Vabbè, però stavo facendo il buffone. Mi piaceva allora la strada da di là. Devo inventare qualcosa. Vediamo intanto qui dove ci porta, sai. Dove andiamo qua? Alla fine del livello? Cittone? E io vado avanti. Detto che il limite è un minuto, siamo a 30 secondi. Questa è la tana di Genolla. Non credo Genolla c'entri qui dentro. Ma sta roba, sta strada, non l'avevo mai vista. Però il limite è un minuto. Lo so. Ok, ce l'abbiamo fatta, still. Però dai, hai scoperto una cosa nuova.
Vediamo. Allora, se no, cosa stiamo qua a soffiarne le cannucce? Attenzione, asciughiamo gli scogli, pettiniamo le bambole. Speculiamo su Dark Souls 2. Bella questa, questa mi è piaciuta. Questa era cattiva, però meritata. What was that noise? Ma che coglioni. No! Ma invece sì. No! Cosa mi ha preso la luce però? Volevo fare la cosa del passaggi sotto. Ma lui va comunque poi alla sua sinistra. Quindi si allontana da solo. Non devi Volevo passargli sotto come mi avevi insegnato prima, capito? Ed era un'ottima idea, se no che lui già fa lo scemotto e non ti controlla. Per il resto, grandioso, infatti. Bravissimo. Un po' più veloce e ci sei. Va bene, questo è il 3. Ehi, pezzo di merda, knock knock, who's there? Mi fanno incazzare queste cose perché sono lì che voglio fare il pixellino. Sì. No? E dico, mi prende, adesso gira esatto. Kojima fa praticamente Rorschach. No. So close yet so far. Occhio, ora devi aspettare un ciclo in più, altrimenti. Io invece non lo volevo aspettare. Lo so. Volevo far subito zic, se è seduto lì. Lo so, è vero, avete ragione. Come faccio a farmi fregare da dei mini Genolla? Però. YOLO. Non è vero. Guarda. Non ti assicuro che funzioni, ma prova a fare una cosa. Tutto a destra. Sali subito a sinistra e anche se c'è il giallo della telecamera ti metti nell'angolino. Vediamo se sei fuori comunque dal cono oggettivo del codice di gioco e non solo della grafica. Prova ad andare dritto così, non fermarti, mettiti nell'angolino. Mi prende la luce però. Forse se fai abbastanza veloce no. Ok. Però non mi becca la telecamera, scusa. Non è proprio uno a uno il giallo, eh? Subito all'angolo a sinistra, sì, vado. Subito nell'angolo a sinistra. Al punto che secondo me... Ah, non devi però fermarti. Vabbè, ormai merda atomica questo try, però... Io voglio riuscire a farlo decente. Prova ad andare, come ti ho detto io, senza fermarti. Non è una cosa garantita, ma potresti essere fuori dalla vera ottica. Va bene. Quindi attiro lui. Forse più in fretta di così, però. Anche perché così. E allora non lo attiro neanche, gli vado dietro. Prova ad andare dietro e basta, sì. Esatto. Who's that?
Chissà se lui può... non so se lui riesce... È possibile effettivamente... Guarda, non mi sono fermato un attimo. Eh sì, esatto, esatto. Ok, aspetta che si giri. Ok, ora vai a non fermarti. Sì, vabbè, è fatta lo stesso. È fatta lo stesso. Però sì, non dovevo, non comunque dovevo decente, molto decente così. Alzati pure, se ormai sei safe. Vai. Buono. Bam, bam, bam. E abbiamo finito. A che percentuale, okay, dai, a che percentuale sì, siamo? Sì. Vediamo un po'. Secondo me è quasi 70. 71! Vai, special. Continua a scrollare, ti do un brividino. Ah no, è vero, il ninja non è ancora sbloccato così, è più in là. Però il mystery è 70. È vero, mi sa che il ninja è 80, credo. Il mystery, guarda, fanne almeno una. Perché il mystery ti fa venire voglia. Sicuro? Della... Non ce la teniamo per venerdì prossimo? Beh, il fatto è che... Ti spiego. Sì. Tutto questo processo di Special Missions è una hype machine. Quindi, se fai la prima, avrai più voglia di fare le successive nell'attesa. Sei un detective. Che bello. Chi è il colpevole? Cioè, io devo capire chi è stato. C'è un genollo. Quindi il tizio che ha colpito la camera è il colpevole, ha detto. Che può essere fra loro tre? Sono così generici. Però c'è una camera molto elevata. Eh sì. Secondo me è stato genollo, anche non perché... Non lo so, ha un bernoccolo, ma non è detto che sia per la telecamera. Cosa sta succedendo? Che vuol dire? È un momento di tensione. Era attaccata lì. Allora, io adesso faccio così e mi chiede di scegliere? No, ok. Comunque, credo che questa sia la musica di quando insegui il berretto verde nella palude di Metal Gear 2. Questo non è stato genollo. E? Ah, lo devo draggare, giusto? Cioè, vediamo quest'altro, scusa, di schiena. No, questo... Vai a fanculo, vieni qua. Secondo me è stato lui. Ok, sì, era lui. Lambernoccolo. No, e non puoi fare le altre. Ah, già. Va bene. Next time. Adesso ci ha preso benissimo. Da esatto. Professor Layton. Salva. Giusto. 71.3 percentile di Special Mission. Let's go. Salvato. Bene, Mike, che grazie serata. Mille. Perfetto, grazie mille. Allora, divertito tantissimo anche stasera. Abbiamo un massimo di 3 live. Esatto. Se non sbaglio, 15 è domenica. Quindi sì, siamo perfettamente in teoria in ci sarebbe anche il 13, però. Vedremo. Intanto andiamo così. Va bene. Mike. Dai. Ci vediamo venerdì. Ciao. Direi che è andata di stile. Che serate. Ah, com'è andata? Ci siamo, eh?
stiamo avvicinando a... Ci stiamo davvero avvicinando a... Sons of Liberty. Mamma mia. Alla prossima.